Quando Antonio Di Pietro e noi con lui fondammo l'Italia dei Valori, cercammo di pensare ad un partito diverso da quello tradizionale, un partito che avesse un contatto diretto con la gente. E nel corso di questi anni questa nostra intuizione si è andata evolvendo. Abbiamo creato un partito dinamico, un partito che dialoga con il territorio anche e soprattutto attraverso i nuovi strumenti telematici. Abbiamo lanciato nella festa di Vasto il nuovo portale dell'Italia dei Valori, come momento di comunicazione diretta, come momento di trasparenza, come momento perché tutti noi entriamo in rete, questa parola magica, che c'entra la rete in un partito? Beh, la rete in un partito sta a dimostrare davvero che si saltano le mediazioni. Il politico dialoga con la gente, ne prende i consigli, ne prende i suggerimenti, a volte ne prende anche i rimbrotti che servono in tempo reale per modificare a volte qualche linea politica non proprio mirata e perché no, a correggere degli errori. La rete, il portale, obbliga i dirigenti dell'Italia dei Valori ad avere una trasparenza dei loro comportamenti e una sovrapposizione tra il dire e il fare. Non sarà possibile avere una divaricazione tra quello che diciamo e quello che facciamo, perché altrimenti il popolo di internet, così come ieri o l'altro ieri era il popolo dei fax, è quello che ci controlla, quello che avrà da ridire, è quello che ci contesterà, è quello che ci farà da pungolo per gli errori che eventualmente noi potremmo o dovessimo commettere. Noi saremo in condizione di interagire, in condizione di partecipare, in condizione di mettere in rete non solo il popolo degli aderenti, di più il popolo dei simpatizzanti, di più il popolo degli elettori dell'Italia dei Valori, ma ancora meglio tutti i cittadini che intendono con l'Italia dei Valori, con i suoi dirigenti, avere un contatto.